sente la fatica, gioca la sua partita anche quando è in salita e non vede i riflettori o rifugio di cuori. Guardami, dove c'è luce perché lui c'è, ma come faccio a toccare il rumore dei miei perché, di chi staziona in mezzo a una stazione in corsa per la libertà con il cielo. Si rinnova anche quest'anno l'iniziativa promossa dall'associazione Tucum a supporto dei poveri e della fede, la Via Lucis. Vedete inquadrato non in treno ma in macchina questa mattina, è la prima sorpresa di giornata. Gian Donato Salvia, fondatore e presidente dell'associazione che porta avanti questo bellissimo progetto. Buongiorno Gian Donato, bentrovato, e bentrovato anche agli amici che sono con te in macchina. Grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a te, saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, indicazione per la regia, io purtroppo non sento benissimo Gian Donato, però comprendo benissimo i limiti del collegamento che purtroppo è ovviamente itinerante, e speriamo di riuscire a condensare in pochi minuti quanto dobbiamo dire. Allora, carità, solidarietà e aiuto verso il prossimo. Gian Donato, ti chiederei di spiegarci qual è il senso di questa quinta edizione della Via Lucis. Sì, no, il senso è il desiderio forte che abbiamo di incontrare le persone più povere che vivono nelle stazioni. Questo perché il progetto che è alla base è un progetto sociale e economico di reinserimento delle povertà. È necessario conoscere le persone che vivono in strada, ma non solo, perché se vogliamo essere vicino a loro dobbiamo provarci a farlo. E quindi per noi che si chiama anche molto città, amare soprattutto gli abbandonati. Allora, purtroppo ecco, il collegamento, come vi dicevo, non è dei migliori, perché Gian Donato insieme agli altri amici è in viaggio, in macchina, dunque ovviamente la connessione non è delle migliori. Abbiamo però capito che le parole chiave, le caratteristiche di questo viaggio che vuole in qualche maniera incontrare i tanti fratelli che vivono e abitano nelle stazioni ferroviarie, alcune delle quali le più frequentate d'Italia, come avete avuto modo di vedere anche dal video introduttivo, sono tanti e sono ovviamente desiderosi di aiuto. Allora, Gian Donato, chiederei anche alla regia di far vedere, abbiamo visto anche dei nomi all'interno del video, chiederei alla regia di far vedere ai nostri amici telespettatori quella che è la grafica che un po' riassume quelli che sono, potremmo definire, i patroni di questa Via Lucis, di questo viaggio. Sono dei giovani che in qualche maniera hanno già affrontato il primo tratto che ci vede tutti poi proiettati verso l'eternità. Carlo Acutis, Matteo Farina, tutti giovani che sono in cammino verso la santità. Gian Donato, allora, se il collegamento ci aiuta, ti chiederei di spiegarci il perché di queste figure e di come queste avvicinano anche i giovani alla tematica vera e propria della Via Lucis. Sì, no, questi ragazzi sono tutti ragazzi giovanissimi, come potete vedere dalle immagini, e sono tutti giovani che prima di noi hanno creduto nel Vangelo, hanno creduto nell'aiuto agli altri. E tutti loro hanno vissuto una vita perlomeno imitabile, no? Non sono tutti santi e beato rispetto alla Chiesa, no? Altri ragazzi sono molto molto semplici, sono proprio i testimoni della porta accanto. Io penso a Gilda, ad esempio, questa giovane ragazza morta pochissimo tempo fa, è una ragazza semplicissima, giocava a pallavolo,
durante la malattia ha studiato a scuola per prepararsi all'esame di Stato, l'ha fatto sempre nella gioia, l'ha fatto sempre rimanendo, facendo il suo dovere, no? In famiglia e anche a scuola. Penso anche a Matteo Farina, noi veniamo adesso da Brindisi, Matteo Farina è eccezionale, tra l'altro degli anni 90, nato nel 1990, presente della mia età, per cui personalmente mi tocca tantissimo, questo ragazzo che era fidanzato, suonava in una rock band, ha subito tanti interventi per il tumore, fino alla fine lui ha creduto di potercela fare, perché questi ragazzi, mi preme dirlo perché lo dicono i loro genitori, non è che volevano vivere quello che, la croce che hanno vissuto, sono riusciti, con la grazia di Dio, ad accogliere il dolore, a vederlo in una prospettiva diversa, che è la prospettiva del paradiso. Ognuno di loro, come Rossella Pelese e tutti gli altri, no? Hanno creduto in questo, che la vita non termina qui, c'è il meglio che ci aspetta, e l'hanno fatto tutto rimanendo uniti alla Chiesa e offrendo spesso anche il loro dolore per il Papa, come ha fatto Carlo, o per altri giovani. Gianonorato, noi abbiamo avuto modo di parlare più volte anche del progetto Tucum, che è un progetto importante che in qualche maniera avvicina, ecco, le categorie dei poveri ai giovani, ma estenderei più in generale a tutti coloro i quali hanno la volontà di impegnarsi al servizio dei poveri. Ti chiederei, Giandonato, di presentarci anche i tuoi compagni di viaggio, visto che ecco, sono inquadrati e che sono parte attiva di questo. Allora, ti consegnerei idealmente il microfono di Padre Pio TV e ti nomino inviato ufficiale. Puoi presentarci tu, ecco, gli amici, grazie. Ottimo, non vedevo l'ora perché stavo fremendo, ho detto come passo il microfono. Allora, giusto la presentazione, intanto noi siamo in macchina per puro provvidenza, perché il nostro amico Tommaso che adesso è sceso è venuto in macchina, ci ha raggiunto e quindi ci ha dato uno strappo, ma di solito noi viaggiamo in treno. Allora, dietro di me c'è Daniela, a fianco c'è Sabrina e poi c'è Fra Cristia, Gianna Tasio, e inizierei da lui così magari può aprire le Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e Buongiorno. non a caso gli ultimi sono i primi, nel senso che in questa iniziativa sono l'ultimo ad aggiungermi. Quest'anno è per me la prima edizione a cui partecipo. Io sono padre Cristian, un frate minore della provincia religiosa Puglia e Molise, e sono responsabile della pastorale Poveri e Ultimi. E mi affianco a Gian Donato a questa iniziativa che, come era nel cuore di Francesco, appunto non è tanto uno stare con i poveri, ma un vivere da povero. Infatti questa esperienza è una grande full immersion nella prospettiva della tematica della povertà, ma dal punto di vista loro. Quindi davvero sto imparando insieme a questa iniziativa a vivere della provvidenza. Ecco, noi davvero quello che stiamo vivendo lo viviamo così come Dio ce lo manda, e attraverso tanta generosità di tutti quelli che incontriamo. Grazie, grazie di cuore. Allora ti chiederei di passare il testimone idealmente, stiamo ovviamente tutto in live, quindi non risulterà, ecco, perfettamente conforme ai canoni televisivi, ma ci piace così perché lo spirito di questa iniziativa è giovane e dunque ci piacciono le cose estemporanee. A voi la parola, ragazze. Ciao, io sono Sabrina e questo è il mio terzo anno che faccio questo percorso. Io sono Daniela, anche per me questo è il terzo anno che ho scelto di partecipare a questa Via Lucis e siamo molto felici di poterci mettere a servizio e scoprire che veramente anche gli ultimi, anche le persone che vivono in stazioni non sono altro che i nostri fratelli con cui è bello trascorrere del tempo insieme e anche perché ci aprono delle domande che poi ci interrogano. Perché ci fanno dire noi abbiamo tanto, ma quel tanto che abbiamo ricevuto siamo anche chiamati a darlo, quindi è importante vivere questo tipo di esperienze che ci aprono proprio alla vita. Grazie, grazie per la vostra testimonianza. Allora, Giandonato, ti chiederei un minuto di pazienza perché siamo con l'orario in pubblicità e poi riprendiamo insieme perché vorrei riprendere dall'incontro con il Papa, ecco, che avete avuto domenica, che ha voluto salutare in maniera particolare l'inizio di questa bella iniziativa. Ritorniamo insieme, un po' di pazienza. Sì, grazie.